Nel mondo del trading online, per operare su qualunque cambio, indice, commodities, moneta elettronica, abbiamo bisogno ovviamente di una piattaforma. Può essere la MetaTrader 4, può essere la JForex, a seconda del broker di riferimento, ce ne sono svariate di piattaforme che possiamo utilizzare. In un qualunque grafico di una qualunque piattaforma possiamo andare a graficare un cambio, un indice, una commodities che sia in tre modi differenti: con un grafico lineare, con un grafico a barre e con un grafico a candele. Tre tipologie di grafici che narrano il prezzo, quello che sta facendo il prezzo. In grafica abbiamo un'immagine di protocollo, un'immagine basilare per la composizione della candela. A sinistra abbiamo la bearish candle, una candela ribassista. A destra abbiamo la bullish candle, una candela verde che rappresenta una candela rialzista. I termini sono in inglese perché nel mondo del trading online ci relazioniamo molto, moltissimo a livello mondiale con il linguaggio inglese. Quindi è importante sapere le nozioni principali, i linguaggi principali in inglese. La bearish candle viene denominata bearish candle da bear, dall'orso, perché l'orso attacca dall'alto verso il basso. La bullish candle deriva da bull, da toro, perché il toro attacca dal basso verso l'alto. Da questo vediamo anche magari tanti siti che trattano il trading online, graficare un orso e un toro, spesso e volentieri. Il real body che vedete al centro sta a significare il corpo reale, perché la caratteristica, la particolarità delle candele giapponesi sta proprio nel corpo. Ossia avere tra l'apertura e la chiusura un corpo rettangolare. L'opening price è il prezzo di apertura. Come vedete a sinistra, l'opening price è sopra il closing price, ossia il prezzo di chiusura, perché in una candela ribassista, il prezzo di apertura è sopra rispetto al prezzo di chiusura. In una candela invece rialzista, il prezzo di apertura, l'opening price, è in basso, mentre la closing price è in alto. È fondamentale ovviamente per avere una tranquillità e una semplicità a livello visivo che la candela ribassista abbia un determinato colore, può essere rosso, ma può essere anche un qualunque altro colore, e ovviamente la candela rialzista deve avere un colore differente dalla candela ribassista. Un abbinamento può essere quello che vedete in grafica, il rosso per una candela per le candele ribassiste e il verde per le candele rialziste, proprio per marcare la differenza e capire subito il tipo di candela in grafica. L'highest price è il prezzo più alto di quella candela, il prezzo più alto battuto da quella candela. Una candela può essere di 5 minuti, può essere di 15 minuti, può essere di un'ora, di 4 ore. Di qualunque time frame a disposizione.
L'highest price è il prezzo più alto di quella candela. Il lowest price invece è il prezzo più basso. Quindi all'opposto, il lowest price è il prezzo più basso battuto da quella candela. L'upper shadow è l'ombra superiore. La lower shadow è l'ombra inferiore. Per semplificare le cose, abbiamo la possibilità di vedere una sintesi delle cose viste in questo video. Come vedete, l'opening price è il prezzo di apertura, il closing price il prezzo di chiusura, l'highest price è il prezzo più alto della candela, lowest price è il prezzo più basso della candela, il real body è il corpo reale della candela, la bearish candle, ossia una candela ribassista, la bullish candle, una candela rialzista, e poi infine l'upper shadow, l'ombra superiore, e la lower shadow, l'ombra inferiore. Questi sono i termini basilari che narrano le candele giapponesi, la candela ribassista e la candela rialzista, la composizione base che abbiamo visto in questo video.